Torino Santa Maria, lo ringraziamo di questa ospitalità. Siamo nel suo ufficio, data storica quest'oggi, ma non lo diciamo il motivo, perché avremo tempo di farlo più in avanti, ecco, perché l'importanza di questa intervista è che viene dedicata alla videosorveglianza, un problema, un argomento di cui si è parlato in più occasioni, più volte, e che ritorna in auge perché ci sono stati degli episodi criminosi da quelli delle fonti, almeno così pare che sia stato detto. Ci sono ancora le indagini in corso a proposito di alcune auto, di alcuni furgoni che per più volte hanno preso fuoco, nel senso di qualche mese fa e l'altro ieri. Allora, Tonino Santa Maria. Potremmo anche intitolare questa intervista "Le bugie viaggiano via Facebook" o "Le bugie viaggiano via Internet" oppure "Carta canta". Ecco, scelga lei l'opzione migliore o se vuole un altro titolo per poter fare da richiamo ai nostri telespettatori. Sa che noi giornalisti abbiamo sempre questa buona o cattiva abitudine di fare i titoloni e poi magari uno va a leggere l'articolo e non trova nulla di importante. In questo caso invece è un approfondimento serio, perché la nostra città evidentemente non meritava in questi 3 anni di dover ancora oggi parlare di videosorveglianza e di ritrovarsi solamente in una piccola piazza, anche se intitolata a un emerito concittadino, piazza Zirioni, in cui c'è la videosorveglianza, e per di più non per fondi pubblici, ma perché è stato lei il promotore di quella iniziativa, o no? No, diciamo che per, come dire, sempre ristabilire la verità, lì a seguito dell'incontro che facemmo col prefetto a fine marzo del 2015, dove era presente anche il sindaco, ci fu come dire, l'attenzione dovuta anche a denunce di attività di vandalismo su quella piazza, e quindi la possibilità di la volontà, o meglio, di tentare di mettere delle telecamere in quella piazza. Le somme a disposizione erano esigue, e praticamente con l'importo contenuto si poteva inserire solo una telecamera. Ne parlai con l'azienda, senza scendere nei particolari. La storia è che le telecamere praticamente sono due a prezzo di uno, l'altra praticamente è una chiara disponibilità da parte mia, e in quanto anche rappresentante delle imprese artigiane, per cui volli collaborare per meglio attivare delle telecamere, convinto che quel progetto di videosorveglianza che noi avevamo presentato alla presenza del prefetto potesse avere un seguito, anche perché ci sono delle attività previste con contributi regionali, i famosi DUC, i distretti urbani del commercio, che prevedono su progetti per il comune di Acquaviva o comunque fino a, credo, 60 o 80 mila abitanti, ci possa essere un contributo di 100 mila euro per anche attività di videosorveglianza e antirapina, così come sono previste nei protocolli d'intesa tra le associazioni e il Ministero dell'Interno. Quindi credevo che quello potesse essere, come dire, una prima iniziativa di un progetto che si poteva ben delineare. La realtà è che è rimasto così, anche se dal punto di vista amministrativo, il Comune di Acquaviva ha stipulato un accordo, una delibera di accordo, un protocollo praticamente tra i Comuni di Acquaviva, Cassano e San Nicandro, ma è rimasto, come dire, una mera ipotesi a cui non è seguito niente, anche perché quel protocollo, così come è previsto dalla legge, va fatto con le associazioni di categoria,
sul territorio e le amministrazioni, le associazioni di categoria non sono mai state interpellate. Ci fu un'iniziativa come dire, singolare, se volete, da parte dell'amministrazione comunale, ma è una cosa, ecco, fatta, ecco, una propaganda, come si usa a dire, così tanto per la politica dell'apparire, poi alla sostanza non si è mai andato, non si è mai fatto un progetto che poteva risolvere altri problemi oltre a quello delle telecamere, poteva risolvere anche problemi di arredo urbano, di sistemazione migliore come dire, delle piazze, però non è stato dato seguito e quindi è rimasto lettera morta. Ecco, su Facebook si legge su Davide Carlucci, sindaco, in risposta al commento di un cittadino, di un navigatore, insomma, da anni cerco di farle installare ma incontro difficoltà economiche e resistenze. Lei resiste all'installazione di queste telecamere? Chi è che resiste? Secondo me lì è solo una questione di, come dire, di volontà politica. Sì, è chiaro che uno deve fare una scelta, in questo caso l'amministrazione, il sindaco, di utilizzare fondi per iniziative rispetto ad altre. La realtà è che nonostante questo purtroppo non accade. Per dire, ci sono fondi che della Polizia Municipale, che rivengono anche dalle multe, che potrebbero essere utilizzate in parte per queste attività, come dire, utili per l'intera cittadinanza. D'altronde le stesse forze dell'ordine ci tengono a questi strumenti, alla videosorveglianza, alla telecamera. Spesso sono utili e indispensabili per poter fare le indagini e riuscire a recuperare dati necessari per individuare i responsabili di crimini. Quando abbiamo fatto il primo convegno, ma anche l'incontro tenutosi presso gli studi della vostra televisione, abbiamo avuto, come siamo stati attenzionati dalle forze dell'ordine, c'era anche il maresciallo Soleti, ma c'era anche il prefetto che spingeva per iniziative di questo genere, e purtroppo ad oggi a parole siamo tutti d'accordo, la realtà è che con una volontà politica di individuare e di rimpinguare capitoli di spesa si possono attivare queste attività contro la delinquenza di ogni genere. Noi di questo, io ricordo di aver scritto più e più volte di quella che è la situazione, essendo stato nella commissione regionale dell'antiusura e dell'antiracket, segnalavo che Acquaiva non era immune da certi fenomeni. Ma questo, come dire, da oltre 10 anni, quindi voglio dire, ripetuto più e più volte sulla stampa in interviste che ho rilasciato, l'ultima volta è stata quella del, come dire, anche la firma di un protocollo con l'associazione antiracket e antiusura nazionale, con il FAI, l'ho firmato nel 2011, però la realtà è che si parla ma non si adotta nessun provvedimento utile. In apertura ho detto oggi data storica. In un 5 ottobre di qualche anno fa lei faceva una scelta importante. Perché dico questo? Perché dobbiamo collegarci all'attività politica amministrativa e quindi serve questa sua esperienza per poter spiegare meglio, ci terrei in particolare in questo, spiegare meglio che significa mettere delle risorse a disposizione. Cosa fa il consigliere comunale? Cosa fa una commissione? Cosa fa una maggioranza? Cosa fa un sindaco? La gente ha il diritto di comprendere come si possono mettere da parte delle risorse se si ritengono utili e indispensabili, insomma. E chi meglio di lei? Io la cosa che posso dire è che, visto i soldi che sono sempre meno, i finanziamenti che arrivano dallo Stato sono sempre meno, è chiaro che a maggior ragione si devono fare delle scelte per quanto riguarda
le spese, perché le entrate quelle sono e su quelle e oltre non si può andare. Diciamo che le attività di polizia municipale, quelle delle multe, può rimpinguare qualche capitolo, ma non può essere utilizzata in maniera generalizzata, ma su capitoli ben determinati. Per cui con i soldi che si hanno a disposizione si devono fare delle scelte. Scelte che tengono conto, devono tenere conto di quelle che la priorità che la cittadina richiede, e sulla base di queste priorità fare delle scelte ben precise. Oggi individuare un settore rispetto ad un altro, faccio l'esempio tanto per questa amministrazione, da quando si è insediata non ha mai ritenuto di rimpinguare il settore riguardante le attività produttive, anzi sono capitoli di poche decine, di poche centinaia di euro, quindi che praticamente a nulla servono. Ecco, diciamo che quello che mettono a disposizione può essere utile ad installare una telecamera. 5 anni, 5 telecamere, faccio per essere proprio, per non, proprio non cadere nel ridicolo. La realtà è che si fanno altre iniziative che niente, che possono essere, come dire, secondo me non sono le priorità, però le scelte le fa il sindaco, il bilancio lo approvano, lo approva il consiglio comunale, e quindi sono loro che decidono cosa fare e cosa non fare. Io ritengo che in questo periodo la politica conti ben poco, quelli sono i numeri, c'è qualcuno che detta i numeri e su quelli bisogna, di quelli bisogna tenere conto. Diciamo che potrebbero fare di più affermando la priorità della politica sull'amministrazione di quelli che sono i soldi che in bilancio. Quindi meglio, cioè chi deve decidere il bene di questo paese sono i consiglieri, perché sono stati eletti dai cittadini, quindi devono essere loro a decidere e non eventualmente funzionari. Quando ho avuto la possibilità di dialogare con il prefetto, cosa riferiva Sua Eccellenza a proposito di questo argomento? Noi possiamo dire che queste cose le abbiamo dette più e più volte. Il prefetto era, come dire, era un supporto ad iniziative di questo genere, come lo richiedono le forze dell'ordine. Per loro significa avere un ausilio in più per contrastare i certi fenomeni malavitosi. Quindi è un'opportunità che loro avrebbero, come dire, gran desiderio che ci fosse. Però, come dicevo prima, noi più che lamentele, più che scrivere, più che parlarci direttamente col prefetto non possiamo, poiché decide a livello locale è la pubblica amministrazione. Dispiace che abbiamo anche, come dire, in questi anni avuti diversi episodi, non so se tutti malavitosi, tutti di una certa natura oppure no, però la realtà è che questi degli ultimi giorni sono gli ultimi di una lunga serie, per cui quello che dicevamo dall'inizio di adottare misure di prevenzione sono cadute tutte nel vuoto fino adesso. Mi auguro che questo sia, come dire, questo grido d'allarme non rimanga solo un grido, ma che si passi poi all'azione, cioè mettendo a disposizione denaro, per fondi, per poter attivare quei meccanismi che prevedono anche l'installazione di telecamere e videosorveglianza, con un contributo del 50% della Regione Puglia.